E riguardo invece a questa notizia apparsa sul blog di Grillo il 22 maggio, cioè di una connessione tra i terremoti e l'estrazione del petrolio. L'articolo dice: un bambino nel grembo materno è protetto dal liquido amniotico. L'uovo all'albume, l'automobile, i macchinari funzionano se c'è lubrificazione. Nella terra c'è il petrolio, liquido denso, grasso che lubrifica ed ammortizza. Togliendolo, come si sta facendo da decenni in quantità che vediamo, forse vengono alterati equilibri sotterranei e non lo sappiamo. Allora, dunque, intanto vorrei dire subito che questo argomento è un argomento che è stato molto studiato dalla comunità scientifica e lo è tuttora. Però posso anche dire che sicuramente non sappiamo ancora tutto su questo argomento, però diciamo non è una cosa che stiamo trascurando, ecco, la stiamo monitorando con attenzione. Allora, quello che è il punto attuale delle ricerche scientifiche, che ripeto non è un punto definitivo, è che sicuramente l'estrazione di idrocarburi dal sottosuolo, così come altri fenomeni simili, ma sicuramente non uguali, come ad esempio il riempimento di grandissime dighe, hanno una certa correlazione con l'attività sismica. Ovvero sia, la massiccia estrazione di idrocarburi o il riempimento di una grande diga può, il termine tecnico è triggering, non esiste una traduzione perfetta in italiano, comunque diciamo può interagire favorendo l'aumento di attività sismica nella zona circostante l'attività in corso. Quello però che finora noi siamo riusciti a scoprire con certezza è che questo avviene, per quello che ci risulta finora, esclusivamente per la piccola sismicità. Quindi al punto a cui sono oggi le nostre ricerche diciamo che possiamo escludere che questo tipo di attività possa provocare grandi eventi sismici, cioè quelli pericolosi per la popolazione. Naturalmente, tutto questo tipo di conclusioni scientifiche, vanno sempre prese con il principio di precauzione, nel senso che ogni scienziato sa che quando riesce a raggiungere una conclusione, questa non chiude mai il problema. Quindi, in questo senso, si può certo dire che, questo tipo di attività, cioè l'attività di estrazione di idrocarburi, così come l'attività di riempimento delle grandi dighe, vanno comunque portate avanti sempre con molta attenzione e comunque bisogna continuare a sviluppare questi studi perché effettivamente, ripeto, non c'è una conclusione definitiva. Dell'impegno dei ricercatori nella notte del terremoto. Com'è Allora, stato? dunque, innanzitutto per fare un breve quadro dell'istituto, l'INGV ha circa 1000 lavoratori. Di questi più di 400 sono lavoratori precari. E diciamo che dalla fine del 2008 i lavoratori precari dell'istituto sono entrati in agitazione perché con diciamo, la chiusura del processo di stabilizzazione sostanzialmente diciamo che la stragrande maggioranza di loro hanno perso una prospettiva sicura per il loro futuro. Quindi nel 2009, nell'aprile 2009, quando è avvenuto il terremoto dell'Aquila, i lavoratori precari dell'INGV erano in piena agitazione. E devo dire che nel momento in cui è avvenuto il terremoto, cioè alle 3:30 di notte, da quel momento lì in poi tutto l'istituto praticamente ha lavorato, posso dire a tempo pieno, dove per tempo pieno intendo 24 ore al giorno per cercare di monitorare al meglio la situazione. E un ruolo principale in tutte queste attività l'hanno avuto i precari che hanno messo da parte tutte le loro agitazioni immediatamente e hanno dato un contributo, direi, massiccio ai compiti che l'INGV ha svolto. In particolare, cioè più che in particolare, diciamo ad esempio, perché è solo un piccolo esempio, però significativo, il terremoto è avvenuto alle 3:30 di notte. Alle 4:30 di notte e alle 5 di notte sono partite due squadre di personale NGV per andare a installare della strumentazione per poter monitorare la sequenza, cosa che poi è stata molto utile per cercare di capire come si sarebbe voluta, come far funzionare i soccorsi, eccetera, eccetera. E di queste due squadre che sono partite praticamente immediatamente, una era composta esclusivamente di precari e una era composta in parte di precari. Quindi questo è solo un esempio per dire quanto fondamentale è stato il loro contributo. E purtroppo
dobbiamo registrare che dal 2009 ad oggi la situazione per quanto riguarda i precari è peggiorata. L'istituto sta facendo di tutto per poterli portare avanti con le proprie forze, ma sostanzialmente questo è impossibile e il peggiorare del quadro economico rispetto ai finanziamenti che l'istituto riceve sia dal Ministero dell'Università e Ricerca sia dal Dipartimento di Protezione Civile, purtroppo fa sì che noi fino a questo momento siamo riusciti a mantenere quasi tutti i precari, in realtà ne abbiamo persi un po' per strada nell'ultimo anno, però a partire dal prossimo autunno la situazione diventa veramente drammatica. Il nostro consiglio direttivo ha diciamo, previsto che già a partire dal prossimo autunno almeno 40 precari immediatamente non potranno essere più portati avanti e se non arrivano risorse finanziarie nuove ad hoc per questa, diciamo, per questa situazione, noi rischiamo di perderle veramente quasi tutti.